everyone! Oggi io e Yolanda realizziamo un no makeup makeup, lo stesso look su pelle chiara e scura. Come stai? Benissimo, e tu? Bene, bene, grazie. Dai. Domanda, tu come ti sei appassionata al makeup? Paradossalmente vedendo la mia mamma truccarsi. Aspettavo che lei andasse al lavoro per appunto rubarle tutti quanti i trucchi. Mia mamma invece mi truccava quando ero piccolina. Sì? Sì, mi metteva un po' di cipria, di blush. Io sì, mettevo sempre fondotinta che mi faceva sentire tipo quello step che ti dovevi approcciare al makeup. Oppure il mascara, poi mia mamma si metteva questo ombretto azzurro negli anni 2000 e quindi mettevo questi ombretti così e mi sentivo una diva anch'io. Io invece quando ho iniziato a truccarmi l'ho iniziato a fare perché avevo tantissime macchie sul viso, state da posto, brufoletti. In generale d'estate dai fondotinta io cerco una texture leggera con alta copertura proprio per uniformare l'incarnato, ma che al tempo stesso abbia proprietà skincare per scongelare le macchie. Prodotti che sono ibridi tra skincare e makeup. Sì, sì, comprendo benissimo, anche perché io avendo avuto l'acne, avendo qualche macchiettina. Ah, tu hai sofferto d'acne? Sì, ho sofferto d'acne, ho avuto uno sfogo incredibile su tutta quanta la zona delle guance. Per me è fondamentale la vitamina C, perché appunto mi aiuta a sconfiggere le macchiette post brufolettino. E questo è uno dei prodotti che io amo in assoluto, soprattutto ora col caldo, perché è talmente leggero. È vero, molto sottile. Sì. Però comunque alla fine è coprente, quindi ti va ad uniformare senza appesantire minimamente il volto. Tra l'altro c'è anche l'SPF 50. Ma qual è il prodotto makeup al quale non potessi mai rinunciare? Ma c'è davvero bisogno di chiederlo? La cipria, cara mia. Io ho la pelle mista grassa, quindi sempre d'estate, d'inverno, tutte le stagioni per me la cipria è importantissima. Soprattutto poi mi piace quando fa un po' di effetto blurring, perché così ti minimizza il poro. Capisco benissimo questa situazione di pori. Mascara time. Cosa cerchi tu da un mascara in genere? Assolutamente che mi allunghi le ciglia, me le separi bene e mi dia comunque un pochettino di volume. Io preferisco lo scovolo quando è più piccolo, non mi piace sì, quando è troppo grande. Quello grande mi, a parte che mi sporca tutta quanta la palpebra. In più con le ciglia lunghe comunque le devi gestire bene, perché veramente sporcarsi ci mette un secondo. Quindi con gli scovolini più precisi, piccoli, è più semplice prendere ciglia per ciglia. Fammi vedere le tue ciglia. Ma sono lunghissime. Ah, belle proprio. Sono super belle aperte, lunghissime. E voilà, no makeup makeup realizzato. Voi che cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti qua sotto.